le puntate del podcast Il Truffone mi hanno molto incuriosito, perché mettevano in discussione e in aspra critica le convinzioni che abbiamo tutti sullo Stato, sulla democrazia come valore, come sistema giusto e inevitabile per organizzare la vita sociale, un sistema a cui non c'è alternativa. Vedremo che questi sono soltanto dei miti, dei falsi miti del culto democratico, che oggi è la democrazia è considerata come una forma di religione, non si può nemmeno pensare di metterla in discussione. Quindi il podcast Il Truffone ha risvegliato in me molte curiosità, perché sosteneva delle cose apparentemente assurde, pazzesche, e comunque le argomentava in una maniera anche interessante. Perciò ho cercato alcuni dei principali esponenti libertari italiani che venivano citati nelle puntate del Truffone e cercavo appunto di chiedere a questi esponenti libertari dei chiarimenti, sottoponevo i miei dubbi su come potesse funzionare un sistema anarchico senza scadere nella violenza, nella prevaricazione, nella legge della giungla, nel disordine, nel caos, perché appunto quando si parla di anarchia le persone pensano subito a qualcosa di folle. Ho cercato questi esponenti libertari online su Facebook e Carlo Lottieri, che è un filosofo libertario esperto in filosofia politica, mi ha dedicato il suo tempo rispondendo ai miei dubbi. Io ho mandato un'email in cui esponevo tutte le mie perplessità riguardo a un sistema senza Stato, con lo Stato ridotto al minimo, dove il libero mercato fosse lasciato a gestire un po' tutti i servizi che oggi lo Stato offre, dalla sanità, la scuola, quindi l'istruzione, le pensioni, fino all'amministrazione della giustizia e addirittura la produzione legislativa. E questo docente universitario, Carlo Lottieri, con molta pazienza mi ha introdotto al pensiero liberale e libertario, consigliandomi anche la lettura di un paio di suoi libri, che ho riportato qua nell'elenco, Il pensiero libertario contemporaneo e quest'altro saggio online, Il libertarismo non è un'utopia, che si può scaricare gratuitamente in PDF. La lettura di queste due opere di Lottieri mi ha convinto sempre più che un sistema alternativo al sistema statale e alla democrazia attuale è possibile e anzi è desiderabile. E tra l'altro non è nemmeno un qualcosa di utopistico, come spesso le persone mi fanno notare quando io propongo appunto il passaggio in un futuro più o meno lontano dall'attuale socialdemocrazia al sistema anarco-individualista. Di solito io rispondo dicendo che il libertarismo è un'utopia sì e no. In che senso? È un'utopia oggi. Sì, perché non ci sono ancora le condizioni culturali per realizzare questo grande passo di organizzare appunto la società in modo diverso, non più attorno a uno Stato centrale, ma attorno alle libertà individuali. Ma non è un'utopia, per esempio, potrebbe essere realizzato fra 50 anni, fra 100 anni, quando ci saranno le condizioni adatte. E in quel caso funzionerà, ne sono convinto, molto meglio di come funzionano oggi gli Stati democratici. Quindi non è un'utopia. Lo è al momento presente perché non ci sono ancora le condizioni culturali affinché le persone capiscano che può funzionare. E infatti lo stesso Carlo Lottieri nei suoi libri scrive: ognuno di noi tende a considerare normale ciò che ha da sempre davanti agli occhi, mentre ritiene quasi incomprensibile quanto appartiene ad altre culture o a progetti non ancora tradotti in realtà. Quindi a noi sembra normale che la società si possa organizzare solo nella forma dello Stato e che l'unica e la più giusta forma di organizzazione sia quella democratica, perché siamo totalmente assuefatti a questo modo di gestire la società. E a questo proposito c'è un altro libro stupendo, un vero capolavoro, tra l'altro edito proprio dalla stessa casa editrice
del libro di Lottieri, che è la Liberi Libri di Macerata, forse la principale casa editrice italiana che nel proporre libri libertari e ispirati anche al liberalismo. Allora, questo libro è Il problema dell'autorità politica, del filosofo politico, altro docente universitario anche lui, Michael Humer. In questo libro Humer discute come potrebbe funzionare una società senza lo Stato, quindi una società anarcocapitalista, e risponde anche alle tante obiezioni di chi ingenuamente sostiene che senza lo Stato la società diventerebbe una giungla con disordine, caos, violenze, prevaricazioni, e spiega che non sarebbe così, e spiega anche, confessa che lui anche aveva questi timori prima di diventare uno dei principali esponenti e studiosi libertari viventi. Scrive infatti nel libro: la mia filosofia politica è una forma di anarchia. La maggior parte delle persone sembra essere convinta che l'anarchia sia un mero non senso, un punto di vista da folli, e questo presso a poco era anche il mio atteggiamento prima di saperne qualcosa. Quindi bisogna studiare. Se ci si limita ai pregiudizi e alle valutazioni ingenue, semplicemente si rifiuta l'anarcocapitalismo come qualcosa di ridicolo. Se invece uno lo studia approfonditamente, scopre che può funzionare. Non bisogna fermarsi ai pregiudizi.